Allora, buongiorno a tutti. Da un po' di tempo diversi amici, attivisti mi chiedono perché non parlo mai di Israele, Palestina, Russia, Ucraina, che naturalmente sono argomenti di cui si parla moltissimo. Beh, allora la risposta è abbastanza semplice. Io non ne parlo perché io cerco di risolvere il problema o perlomeno faccio quello che posso per contribuire a risolverli. Questi due enormi problemi, questi due enormi conflitti, queste due enormi tragedie. Poi ce ne sono tante altre in giro per il mondo e ugualmente, oltre ogni tanto a parlarne, ma la mia filosofia è fai quello che puoi per risolverli, visto che le notizie le danno già centinaia di giornalisti in tutto il mondo. Io non ho notizie in esclusiva, non ho novità, non ho fonti segrete, cose particolari da dire che non siano già state dette decine, decine e decine di volte. Io sono socio di un'associazione per la tutela dei diritti umani da 42 anni, da 42 anni, una di quelle associazioni che è nata non solo dando le notizie, ma agendo, perché all'inizio si scrivevano lettere proprio carta e penna, ci appiccicavo sopra il francobollo. Io e migliaia di altri iscritti italiani in tutto il mondo e spedivamo queste lettere cartacee a ministri, presidenti del Consiglio, monarchi, dovunque ci fosse un caso di mancato rispetto dei diritti umani. E tra l'altro più volte ho anche ricevuto delle risposte per iscritto a queste lettere. Adesso naturalmente si fa col mezzo elettronico, quindi si firmano gli appelli online e l'associazione poi provvede a inoltrarli appunto ai vari responsabili nei vari paesi. Ora ce ne sono diverse di queste associazioni per cui no, non voglio fare il nome per non fare pubblicità, che non vorrei appunto fare figli e figliastri. Tutte le associazioni che si occupano di tutela dei diritti umani sono assolutamente meritevoli e questo appunto è un modo di agire, è un modo di agire, non limitarsi a dire oh poverini, oh quanto peccato mi fanno, oh quanto mi dispiace. Ecco, quello è semplicemente la prima fase in cui uno dice Madonna, è veramente una tragedia, una disgrazia. Beh, cerchiamo di fare qualche cosa e questo è uno dei modi di fare. Adesso, prima di parlare del secondo modo di fare, a mio avviso, di livello superiore, nel senso che agisce sulle cause, mentre il protestare agisce, ha fatto già avvenuto, per cercare di limitare i danni, fra poco vi parlo anche del modo di agire per limitare al massimo, diminuire al massimo le cause di queste guerre, di questi conflitti armati e anche quelli non armati. Però una cosa ci tenevo a dire, io non ne parlo perché non voglio fare sciacallaggio politico, perché non voglio prendere quei 10, 20, 50 like di pancia. Ah, che bravo, ne parla di queste tragedie, lui sì che è sensibile. Io credo che purtroppo tantissimi politici, ex politici, tantissime persone in generale, ne parlano semplicemente perché è un metodo veloce per avere un po' di consenso, per appunto recuperare un po' di consenso. Un po' di empatia, un po' di interesse da parte di potenziali elettori, di potenziali compratori di quello che tu vendi, di quello che tu proponi. Io l'ho già detto, io non mi ricandido,
quindi non devo convincere nessuno a votarmi perché tanto non mi ricandido, perché ho già fatto i due mandati e quindi avevo promesso che avrei fatto al massimo due mandati, ho promesso, punto e fine, ho promesso a 60 milioni di italiani o comunque a quelli che votano 5 Stelle e quindi io quello che ho promesso lo mantengo. Detto questo, qual è il sistema per agire nella forma più efficace possibile? Beh, lo ha proposto in questi ultimi mesi persino un'importantissima catena di vendita, di commercio al dettaglio, o meglio, lo hanno proposto una serie di soci di questa importantissima catena di vendita, e anche qua non voglio far nomi, al limite uno cerca un attimo in rete e trova, che hanno detto a questa catena non mettere più in commercio, non vendere più prodotti israeliani, in questo caso loro si erano concentrati su Israele, quindi insomma, hanno detto non vendere più prodotti che arrivano da Israele, cedri, limoni, quello che è. Quindi per esteso naturalmente la cosa si può fare anche nei confronti della Russia. Quindi questa è la soluzione strutturale, non acquistare più prodotti e servizi che siano collegati con le filiere israeliane da una parte e russe dall'altra. E salendo ancora più di livello, quello che io dico da 20 anni, ma non è che lo dico io, lo dice gente ben più importante e intelligente da molto prima, e cioè il famoso voto col portafogli. E cioè il non utilizzare istituti finanziari che hanno a che fare con queste, con tutto ciò che ha a che fare con queste due tragedie. Quindi, banalmente, ancora una volta, utilizzare banche e assicurazioni e compagnie energetiche che non abbiano a fare con queste filiere. Quindi le banche sono praticamente quasi tutte armate, nel senso che commerciano e finanziano questi mercati, questi produttori. E in Italia però abbiamo da 25 anni una banca che non entra nella filiera delle armi, che non entra nella filiera delle fonti fossili, e quindi armi e fonti fossili sono da una parte un mezzo per fare le guerre. Dall'altra le fonti fossili sono una delle principali cause, perché si fanno guerre per i territori, per l'acqua, per il gas, per il petrolio, per ovviamente altre materie prime che possono essere ferro, rame, oro, argento, insomma, sì, le guerre si fanno naturalmente per il possesso di materiali e terreni. Quindi quanto più noi ci rendiamo svincolati dal dover acquistare, per esempio, petrolio, gas, che sono cause di così tante guerre, ecco che abbiamo agito, non abbiamo solo parlato. Quindi, siccome molti di voi da tempo mi chiedono ma perché tu non parli di queste cose, io adesso l'ho detto, pensavo fosse, diciamo, implicito, pensavo fosse abbastanza chiaro, io, come ho detto, non ne parlo perché da una parte non voglio avere dei like così di pancia come credo che tanti facciano e ripetono sempre le stesse cose perché per esempio il conflitto Israele-Palestina è una cosa che da decenni si conoscono cause, situazioni, le affermazioni di una parte, le affermazioni dall'altra, quindi non è certo una storia che è nata ieri, eppure un sacco di gente si propone come nuovo esperto, come nuovo io ho la verità in tasca, io vi spiego come stanno le cose. Ora, io qui chiudo, i giornalisti facciano i giornalisti, i politici facciano i politici e quindi ci dicano cosa stanno facendo di concreto, tavoli di pace, tavoli di trattativa, o anche appunto sanzioni o altre iniziative, ma i politici ci dicano
cosa stanno facendo per risolvere, non ci diano le notizie ce le danno i giornalisti. I politici devono dire cosa stanno facendo. Chi aveva la possibilità di fare il politico decida se vuole fare il giornalista, se vuole fare il politico, se vuole fare il giornalista dà notizie possibilmente nuove, perché ripetere quelle che sappiamo da tempo, grazie tante. Se vuole fare il politico faccio il politico. E io quello che posso fare lo sto facendo. Sto facendo tutta questa serie di video sulla grande finanza, sulle grandi multinazionali, fondi di investimento, creazione del denaro, eccetera, eccetera, per darvi gli strumenti per fare il massimo di quello che potete fare, ed è tantissimo, perché se noi utilizzassimo banche che non finanziano le armi, che non finanziano le fonti fossili, che non speculano, che non fanno speculazioni, e scusate se è poco, cioè è tutto, è tutto. Quindi io sto facendo tutto quello che posso, non mi metterò certamente a fare i post con la classica foto della mamma che piange, del bambino ricoperto di sangue, che sono post fatti solo per prendere like, con un atteggiamento di sciacallaggio che sinceramente non voglio utilizzare. Quindi grazie a tutti e buona giornata. Adesso se riesco a capire come si chiude la diretta, perché l'ho fatta partire da uno strumento. Ok, eccolo qua. Grazie a tutti, buon weekend.